Siamo con la dottoressa Lucia Vergaglia alla mostra Rodari nel mondo. Che cos'è il Centro Studi Rodari? Allora, il Centro Studi Rodari è innanzitutto un ente di ricerca scientifica. È l'unico centro che ha all'interno del consiglio di amministrazione le eredi, la vedova Maria Teresa Ferretti e la figliola Paola Rodari. Ma quello che più conta è lo straordinario patrimonio, il fondo librario che è in custodia presso la sede del Centro Studi, che chiaramente è nel complesso della biblioteca comunale di Orvieto, e che è composto tale fondo librario da tutte le opere e soprattutto gli studi di saggistica, le copie degli articoli, cioè del materiale abbastanza sconosciuto perché non è commerciabile, come ad esempio le opere teatrali, non vi è una raccolta vera e propria di tutto il materiale degli anni 50, i numeri di riviste storiche come Noi Donne, piuttosto che chiaramente la sua invenzione più importante, che è quella del Pioniere, che assume una particolare rilevanza in quanto tali riviste non sono più distribuite, o comunque sicuramente non nelle forme tradizionali cartacee. Questo romanzo delle avventure di Cipollino lo possiamo definire il più politico, nel senso nobile ovviamente, del nostro, perché è ambientato in una terra chiaramente di fantasia, ma leggendo con accuratezza si possono riscontrare dei personaggi che in realtà sono delle maschere, che sono tranquillamente, però in questo caso parlo a titolo personale, anche se molta critica va in questa direzione, sono riscontrabili i caratteri assolutamente negativi della dittatura e lo slancio di personaggi semplici di estrazione modesta alla ribellione di un ordine che chiaramente non è rispettato, non rispetta le differenze. Difatti noi troviamo il personaggio principale, che appunto è il Cipollino, il dittatore, è il personaggio del principe Limone, quindi anche da questo insomma notiamo una sottolineatura comunque di carattere aspro, oserei dire, nei confronti di un principe tiranno. Tutte queste opere che voi vedete esposte in copia anastatica ci sono tutte in originale, quindi è possibile proprio un appuntamento, magari telefonando, scrivendo una mail al Centro Studi, poterle consultare. Sono molto particolari e ci sono anche opere in giapponese, in coreano, sono tradotte in 50 lingue. Siamo davanti al pannello di Favole al telefono, che è una delle favole, diciamo dei libri più conosciuti di Gianni Rodari, e come potete vedere anche Favole al telefono è stata tradotta in tantissime lingue, in tedesco, in inglese, in ungherese, russo, in tantissime lingue. Questo pannello invece riguarda il pianeta degli alberi di Natale e è stato tradotto anche in giapponese, in coreano e in tante edizioni in russo, e la particolarità di queste edizioni in giapponesi è che il libro si legge al contrario, quindi troviamo il frontespizio alla fine del libro e lo sfogliamo al contrario. Stefano Rumori, siamo qui alla mostra dedicata a Gianni Rodari, ma è il rapporto dell'UISP Orvieto con l'associazione non è un rapporto che nasce oggi. Sì, è un rapporto che nasce da diverso tempo e questo per noi è un elemento importante, in quanto Gianni Rodari è un
è stato un uomo che ha parlato tanto dei giovani, del gioco, e è stato una delle persone che a livello proprio di quello che ha pubblicato credo che si inserisca pienamente nella visione della WISP. E penso che ecco, anche nella nostra realtà, e per quello che abbiamo fatto in questi anni qui ad Orvieto con il Festival del Gioco e delle Tradizioni, questo rapporto con Gianni Rodari può essere un elemento fondamentale anche per il futuro del Festival. Federica Bartolini, presidente WISP Orvieto. Allora, sei qui per ispirarti, per lavorare all'ideazione della prossima edizione, Federica. Sì, stiamo lavorando, siamo proprio in campo oggi qui a questa mostra di Gianni Rodari per prepararci alla prossima edizione del Festival, che sarà la terza edizione, e quindi a maggio 2020, 22, 23 e 24 maggio metteremo in campo questa terza edizione del Festival, quindi stiamo lavorando proprio sul festeggiamento di Gianni Rodari. Davanti a un'opera davvero significativa per un intero territorio. Mi riferisco al quartiere popolare, nel senso anche in questo caso più nobile del termine, nel senso che anche più ricettivo dei messaggi rodariani. E in particolar modo il Trullo è una scuola importante con Lodi. Grazie alla particolare sensibilità di un insegnante, riuscì a innanzitutto fare incontrare fisicamente l'autore con le scolaresche e poi contribuì a rendere assolutamente vivo questo racconto di Rodari, che si caratterizza anche in questo caso dall'esaltazione dei principi di accoglienza. Due note sulla trama: compare in cielo una torta, e la torta inizialmente viene scambiata per qualcosa di alieno, e in realtà è qualcosa a disposizione di tutti e non finisce mai. Di particolare pregio, a mio modestissimo avviso, è questa illustrazione modernissima dell'edizione giapponese del 1971, ma le particolarità non finiscono mai per quanto riguarda quest'opera. Che si discosta dalla classica prosa artistica rodariana. È un vero e proprio manuale delle regole tecniche dello sviluppo dell'inventiva, del fantastico trasformato in testo. Quindi possiamo dire che è un testo non pedagogico, bensì tecnico, di vera e propria relazione di strumenti che possono riuscire a convogliare in testo assolutamente comprensibile ma efficace, è una grammatica a tutti gli effetti, e costa di 45 capitoli, e quello che ritengo assolutamente di pregio è l'elogio dell'errore, non considerato come un momento di fallimento ma come un momento di invenzione. Quindi sbagliando non si impara, parole del nostro, ma sbagliando si inventa.